Buongiorno. Oddio, il pulmino della scuola. Aspettate. Angolo. Ok. Qualcuno di voi mi ha scritto: Vale, è pericoloso guidare mentre parli con noi. No, non vi preoccupate, io guardo la strada, non guardo voi. Tanto sarebbe vedere la mia faccia, non è che questo grande vedere. Oggi è mercoledì. E perché sto urlando non lo so, sono andata a portare le bambine a scuola, adesso facciamo una strada diversa, magari non troviamo, ecco però inizia quel periodo dell'anno in cui io devo mettere gli occhiali da sole, chiedo scusa, ma forse è meglio così perché non ho avuto né il tempo né la voglia di truccarmi stamattina, perché siamo usciti proprio sul filo di lana. Sentono particolarmente la primavera, nel senso che ieri sera alle 10 dormivano, io alle 10 e mezza, devo dire la verità, mi sono fatta 8 ore filate di sonno e anche loro, e la mattina le ho dovute svegliare di forza. Che strada ho preso? Non lo so, ho preso un'altra strada, va bene. E cosa vi volevo dire? Scusate, ma io ho pochissima memoria in questo telefono e l'altro, giustamente l'ho lasciata a casa. No, stavo notando, mi sono accostata per messaggiare, ma in questo paese a scuola non ci va nessuno. Questo è un paese ricchissimo di scuole, c'è l'alberghiero, lo scientifico, insomma ci sono vari indirizzi. Ma dico io, oggi è mercoledì. Io l'unica volta che ho fatto, da noi si dice filone a scuola, sono stata beccata. Per fortuna ho fatto filone da sola, l'ho passato tutta la mattinata a non fare un calcolo nel bar vicino alla scuola, quindi neanche me ne sono andata col fidanzatino, no niente, ero da sola per saltare la lezione di ragioneria, che in questo momento mio padre, se sentisse questa cosa, si girerebbe. Il problema è che sono stata così stupida che il giorno dopo c'erano i colloqui, a cui per fortuna si è presentata mia sorella. La professoressa di ragioneria le ha detto: ma lei, insomma, se si volesse applicare, voglio dire, visto anche il lavoro del padre che fa, insomma, le serve così di qua di là. Per esempio, ieri abbiamo spiegato, non lo so, gli ammortamenti. Perché non sei venuta? Io sono diventata bordeaux. Allora, mia sorella mi ha tenuto il gioco, per fortuna non l'ha detto ai miei. E cioè, l'unica volta in cui io ho fatto filone. Impressionante, anche perché devo essere sincera, mio padre era molto protettivo con me. Dopo la morte di mia madre, io non andavo a scuola in questo paese, nel paese di fianco, a 5 km, quindi col pullman non ci si metteva niente. E quindi forse ho capito come fare per... Mamma mia che faccia che ho, ragazze, oggi ho una faccia veramente orribile. Come fare per liberare la memoria del telefono? Va bene. No, vi stavo dicendo, quindi papà era molto protettivo, mi accompagnava, mi veniva a riprendere, quindi non c'era modo di fare filone a scuola. Detto questo, vado a lavorare, ci vediamo dopo. Madonna santa, mazza che brutta che sono. Ma come diceva Confucio, se c'è rimedio, perché ti disperi? Se non c'è rimedio, perché ti disperi? Eccoci qua, sì, fuori ci sono 20 gradi e io indosso un maglione a collo alto, ma non è un problema, stamattina ce n'erano 9, vabbè. Allora, volevo fare un discorso che spero abbiate la pazienza di ascoltare, è un discorso che vi sembrerà stupido, ma credetemi, è molto peggio. Sono mesi che mi sto lamentando con mio marito dicendo che non valgo abbastanza per lui perché mi ha regalato un telefono con una memoria di troppo bassa per quello che io faccio con il telefono, come quello che sto facendo in questo momento, cioè girare video, fare foto, fare altre cose. Quindi, e tu mi dovevi prendere il telefono, ma vediamo se troviamo una produzione, ma ti pare possibile? Ma io ho solo 4 foto in croce nella fotocamera, com'è possibile? E allora cancella, sbriga, compra lo spazio su iCloud che costa di più, per conservare più cose.
una roba allucinante, per poi rendermi conto stamattina. Allora, io sono una persona a compartimenti stagni. Per alcune cose io sono molto induttiva, cioè tu mi dici una cosa, in 3 secondi io l'ho capita e so come devo farla, per alcune cose. Per altre cose, tra cui il computer e il cellulare, sono una capra, capra maledetta in questo momento, mi direi, perché io ho recuperato 3 giga di roba che era in WhatsApp, perché io sì cancellavo le cretinate, i video di auguri di Natale con quei gatti isterici che fanno finta di parlare e ti cantano tanti auguri, sì ho cancellato tutti i video delle recite scolastiche nonostante ce l'avessi sul telefono, su iCloud, salvati in cartelle e pronti per essere stampate, foto e video vari. Ma mi ero dimenticata che se di default WhatsApp mi salva foto e video, poi me li mette anche in una cartella con scritto documenti e link condivisi, di cui io solo con mia sorella avevo qualcosa come 3.000 robe, 3.000. Quindi mi viene da urlare. Perché se io oggi lo dico a mio marito, quello mi devo sentire, oltre la beffa, anche l'inganno. No, quella porta aperta mi mette ansia, scusate. E comunque, no, non è che mi mette ansia, non è che le porte aperte mi mettono ansia. Però dopo aver visto che oggi uscirà il trailer di It, se sono cose che vanno a stirare, il trailer di It, ho un po' di panico. E quindi ragazze, io sono il genio dell'iPhone e ho liberato 3 giga di memoria, 3 giga, sapete cos'è 3 giga? Per tanto il fatto che con chi cazzo parli e quanta cazzo di roba ti... Scusate, lo so, scusate, vengo ripresa, quando dico le parolacce avete ragione, perché? Però veramente... Mi sono cadute le braccia quando me ne sono resa conto, mi sono sentita la persona più stupida del mondo e molto probabilmente io lo so, perché che cavolo, hai un prodotto tecnologico in mano, la prima cosa da fare al minimo è smanettarci per capire come funziona. No, non ci posso credere, veramente non ci posso credere, avevo roba del 2013. Vabbè, comunque adesso è risolto, guardate che bei video che posso fare. Vabbè, non vedo l'ora di vedere la faccia di mio marito quando glielo dirò. Vado a togliermi il maglione perché adesso i 20 gradi li inizio a sentire. E mangio risoni con i ceci oggi. Che sì, mi sa che sono pronti perché sono andata a stendere fuori che c'è un sole splendido che batte proprio qui. E allora ho steso le lenzuola così almeno si asciugano subito. E mi vado a mettere poi in quest'angolo, mi faccio 5 minuti di vergogna per quello che sono stata capace di fare. Che vergogna, non lo dite a nessuno, l'ho detto solo a voi, tanto mio marito i video non li guarda, non lo so se glielo dirò, sinceramente non so se lo dirò. Comunque, a dopo. Allora, c'è ancora luce, però sono le 19. C'è stato un gap, non... poco rilevante, diciamo così. Aspetta, sto preparando un po' di sugo per le gemelle, che ovviamente mi hanno chiesto spaghetti al pomodoro senza sugo. E sono uscita con mia cognata, sono andata a farmi un giro, adesso mi sono messa comoda, sono un po' provata. Questo fatto che c'è ancora luce mi ha destabilizzato un pochettino, non so, forse non ero pronta alla primavera. Poi Stella sta tirando giù un capriccio perché si è fatta un segnetto minuscolo sul braccio, non so come, mentre si stava mettendo il pigiama. Frigna che non ha idea, veramente che non ha idea. Alla fine l'ha risolta Antonietta, è arrivata di là, io sto preparando la cena con un pangocciolo in mano e ha detto tieni mangia, ho detto
detto su te proprio figlia di vostra madre. Ho detto ma dobbiamo cenare. Ma io, loro cenano molto presto, di solito noi alle 19 ceniamo, cioè loro cenano alle 19, poi mio marito arriva molto più tardi. E vabbè. Comunque, questo video credo che sia stato leggermente più corto del solito, però devo essere sincera, mi ha fatto molto bene uscire oggi pomeriggio perché ero un po' immalinconita da alcune cosettine, tra cui la mia stupidità nei confronti della tecnologia. Ah, mi devo mettere a caricare il Fitbit che tra le altre cose ha una splendida applicazione per cui mi arriva l'email su Gmail che mi dice la tua batteria sta per scaricarsi. Mettila a caricare. E quindi insomma sono stata contenta di essere uscita un pochettino, di essermi svagata con cognata e nipoti. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo domani con un altro video, un altro vlog. Chi vivrà vedrà, non lo so. Io devo decidere cosa fare per cena, ma molto probabilmente, perché li avevo comprati da un po'. Io ho questi che vi avevo fatto vedere in un altro video, che non è la cosa più sana del mondo, però è molto semplice perché si fa al microonde e ci vuole veramente poco. E poi alla fine c'hai anche la terrina. Non voglio neanche guardare i grassi perché 100 grammi hanno 27 grammi di grassi. Vieni qua, mamma, vieni, vieni qua, vieni a salutare, vieni. Che lei si è tutta abbattuta, lei, c'ha gli occhi pieni di lacrime, quell'amore della mamma. Oh, il braccio, amputiamo, amputiamo. Guarda, guarda, fai vedere, fai vedere. Lo vedete che si è fatto, mamma mia, un graffietto, Allora li facciamo. No, il Fitbit non lo tocco. Senti, ma allora che cosa dici? Facciamo gli spaghetti? Vedi, lo so, mi fa un po' di segno questo orologio. Sei tutta sporca di cioccolate. Vai a vedere Ruby Arcobaleno. No, amore dell'amore, ci abbiamo un po' di mammite, va bene. Ci vediamo domani. Di, ci vediamo domani. Noi piangiamo altri 5-10 minuti, va bene? Ci vediamo domani. Manda un bacino. Dai, fai un po' la scimmia ammaestrata come fanno gli altri youtuber con i film. No, scherzo. Fai la scimmia ammaestrata. Fai vedere che sei simpatica, carina, affabile. Non hai questa. Amore, ma scotti un po'. Non è che. Non ti ammalare, ti prego. Non ti ammalare. Stasera guardiamo le Wings. Oh, le Wings. Voglio dormire con Pipi, invece guarda una scimmia senza mani, senza, ora ti faccio cadere, no ti faccio cadere, no ti faccio cadere, ti faccio cadere, ti faccio cadere. Dai saluta Stella, Stella saluta mamma, mal di schiena però adesso, hai detto ciao e non puoi dire buonasera? L'hai detto già, non mi fate di testa, l'ha detto una volta, basta. Raus, andiamo, va via. Saluta come la regina. Ciao. Voglio dormire qua, va bene. A domani. Ciao.